Buongiorno. Allora, l'altra volta abbiamo fatto il presepe nel panettone come dolce natalizio. Oggi vi propongo i tronchetti che sono molto carini. Bisogna prendere un foglio di pan di Spagna. Se lo prendete già fatto, lo ordinate in pasticceria è meglio perché è un po' complicato farlo. Altrimenti, se lo volete fare da soli, vi do la ricetta all'inizio della pagina YouTube. Allora, prendiamo questo foglio di pan di Spagna, prendiamo un po' di bagna, sarebbe acqua e zucchero, e bagniamo un po' con un pennellino tutto quanto il foglio di pan di Spagna, non troppo perché sennò poi non si arrotola bene. Una passatina leggera, così. Poi lo andiamo a farcire con la Nutella, che io l'ho messa in un sac à poche, voi potete tranquillamente spalmarla con una spatola. Fare prima i bordi e a strisce così, così va dappertutto la Nutella. Questo è un dolce di Natale, semplice da fare, ma è molto bello da farlo anche come regalo, come pensiero a qualcuno. E con questi fogli si fanno anche i tronchetti della felicità, che dopo me ne faccio vedere uno già fatto, che è molto più semplice di questo. Nutella o cioccolata spalmabile, quello che volete, insomma. A questo punto si inizia a rotolare da qui. Anche se si rompe all'inizio non fa niente, e poi va arrotolato. Cioè, a metà si ribagna un pochino, si continua a girare fino alla fine. Ecco qua. Un'ultima bagnatina. Tagliamo i bordi ai lati. Ecco qua. Ok. Allora, noi abbiamo fatto il rotolo. Rotolo o salame del re, anche si chiama. Lo tagliamo a metà. Questo già, se uno ci mette un po' di zucchero a velo sopra, già potrebbe andare bene così come il rotolo, però noi dobbiamo fare i tronchetti di Natale, quindi andranno glassati con la cioccolata squagliata a bagnomaria e con un pennellino. Il pennello serve per fare le rigature proprio come un tronco vero. Io adesso, senza glassarlo tutto, li ho preparati già glassati e ve li faccio vedere. Eccoli qua, li ho fatti di varie misure perché c'è un motivo. Allora, questi qua già glassati, ci ho messo anche un po' di zucchero verde. Sarebbe zucchero semolato con un po' di colorante che si trova in tutti i negozi di pasticceria, che ho fatto vedere anche nel presepe, che quando si sta per asciugare la cioccolata ci si mette sopra e dà il senso del muschio, diciamo.
Allora, adesso una volta glassati li andiamo a montare. Allora, prendiamo un pezzo così, poi prendiamo un pezzo più piccolo, lo attacchiamo con la cioccolata e lo montiamo a nostro piacimento, o così. Poi un altro pezzetto lo metterei così. Lasciamo. Ecco, e questi sembrano proprio i nodi dell'alberello, diciamo, del tronchetto. Se vogliamo possiamo metterne anche uno sopra, però poi mi sembra un po' troppo. O se no, sì, ci possiamo mettere un altro pezzettino, facciamo un po' più completo. Ci mettiamo un po' di zucchero a velo, per fare la linea. Poi se uno vuole lo può decorare con degli uccellini, si può mettere con dei funghetti fatti di meringa. Io adesso lo sto facendo semplice semplice per far vedere come si fa. Poi il resto della decorazione sta alla vostra fantasia. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie. E questo è il risultato finale del montaggio del tronchetto, per poi essere decorato a vostro piacimento.